Mentre sul campo ci si avvicina alla stagione 2022-23, nelle aule dei tribunali l'annata 2021-22 fa sentire i suoi effetti sulla Fidelisandria. Lo notifica il comunicato 26A della FIGC, comunicando squalifiche per due dei protagonisti della salvezza ottenuta ai play-out contro la Paganese. Si tratta di Nicola Di Leo e Vito Di Bari. Di Leo, tesserato come responsabile della primavera bianco-azzurra, ha svolto l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra da ottobre 2021 a marzo 2022, mentre Di Bari ha svolto, si legge, l'attività di allenatore della prima squadra in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della primavera. Il tutto dopo la deroga di 30 giorni concessa il 4 febbraio, momento dell'ingresso del duo al posto di Ciro Ginestra in panchina, dal settore tecnico della FIGC. Per questo Di Leo è stato squalificato per 3 mesi e mezzo e Di Bari per 4 mesi e mezzo. Stop di 3 mesi anche per Saverio a Brescia, che avrebbe assunto, si legge, solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra, e Alessandro Di Bari, che ha guidato la primavera sebbene non fosse in possesso dell'abilitazione. Inibito per 3 mesi il presidente bianco-azzurro Aldo Roselli, con 5.000 euro di ammenda per la società. Intanto a San Giovanni Rotondo nasce la nuova Fidelis targata Cudini. Il fine settimana ha portato in dote 17 reti nel test contro la primavera e l'arrivo di Leon Sipos in attacco. Conta i progressi che facciamo di squadra, conta i progressi che facciamo a livello tattico e a livello di sviluppo. La ricerca oggi, come tutte queste prime amichevoli, sono quelle di andare a trovare i meccanismi giusti al di là dei ritmi che sicuramente non sono alti. Squadra alta, gioco sugli esterni, combinazioni di catena con una condizione in crescita. Questa l'identità della nuova Fidelis in attesa di novità dal mercato. Stiamo cercando di dare delle prime indicazioni, sì, molto gioco sugli esterni, ciò non preclude che il gioco andrebbe fatto anche dentro. In questo momento stiamo cercando le combinazioni di catena esterne, quindi però mi piace la disponibilità dei ragazzi nel voler giocare la palla, nel andare a trovare la soluzione, nel fare i movimenti che dovremmo fare, quindi questo è un aspetto positivo. Domenica è scattato il rompete le righe per la prima parte del ritiro, con ripresa martedì. Venerdì 5 agosto a San Giovanni Rotondo sarà tempo di sfidare in amichevole il Barletta, ambizioso club di Serie D. Start alle 17.30 con diretta su Telesveva.